Buongiorno a tutti, buongiorno coach. Posticipo con Latina dopo la pausa. Come ci arriviamo a livello di condizioni? Come avete lavorato in questi giorni? E Grazie. abbiamo fatto 3 giorni di riposo, un cavallo tra venerdì, sabato, domenica e lunedì. Poi abbiamo ripreso. Ieri abbiamo fatto allenamento con tutti i giocatori, perciò voglio dire, dovremmo essere tutti a posto. Non dico niente perché ogni volta che dico qualcosa poi succede il giorno dopo niente. Però ieri abbiamo fatto quasi tutto l'allenamento completo con tutto, perciò vediamo la condizione. Abbiamo lavorato sicuramente in una maniera intensa, però ci teniamo a giocarci le ultime 4 partite. La prima partita sarà quella più importante contro squadra con Latina. Abbiamo già fatto, come ho detto, un nostro sbaglio grosso contro Piacenza e non vogliamo avere questa attitudine mentale, che è una cosa che poi non ci aiuterà sicuramente quando andremo avanti sulle partite più importanti, diciamo, decisive. Buongiorno coach, l'insidi di Latina che ha perso solo di 2 a Cremona in trasferta e di 4 a Treviglio. Beh, sicuramente voglio dire, bravi loro sotto questo aspetto. Noi, il problema nostro è che noi dobbiamo cancellare quello che abbiamo giocato quando abbiamo giocato a Latina, che abbiamo vinto questa partita bene, per dire, nel secondo tempo siamo andati via. Però bisogna cancellare questo perché abbiamo già il brutto esempio di Piacenza, in cui a Piacenza con loro al completo noi abbiamo dominato. Poi abbiamo giocato in casa con Piacenza pensando che sia una cosa facile. Non bisogna dare per scontato quello che è successo nel girone d'andata, perché le squadre probabilmente hanno qualche variazione, poi probabilmente è un periodo di forma migliore sotto questo aspetto. Perciò pensiamo noi a noi stessi e cancelliamo quello che è stato nella prima partita. Buongiorno coach, volevo chiederti se le tante operazioni di mercato che sono state fatte potranno in qualche modo cambiare gli equilibri in vista del rush finale e poi della seconda fase, che hanno fatto gli altri ovviamente, che Cantù ancora non si è mossa. E Beh, a questo proposito volevo chiedere se ti aspetti qualcosa entro il 3 marzo a questo punto. sicuramente voglio dire, stiamo valutando. Santoro ha dei contatti con qualche giocatore e vediamo un pochettino come la solita questione, che è logico che in una rotazione così senza problemi forse sarebbe meglio avere, per dire, questi 9 senior, però il discorso è che ci sono già capitati un paio di situazioni, di infortuni o di problemi anche fisici, perciò adesso stiamo valutando questo, anche perché poi non c'è più tempo. Vediamo un po' se riusciamo a mettere dentro qualcosa che ci possa aiutare in un'emergenza. Buongiorno coach, volevo chiederle come vede Latina dal punto di vista fisico-tattico, ottavi in classifica con 14 punti e magari un occhio anche ai giocatori un po' più di rilievo, come ad esempio Salvatore Parrillo, un ex di Cantù. Beh, sicuramente loro hanno i due piccoli che sono molto importanti e decisivi. All'andata li marcammo bene. Hanno anche dei buonissimi tiratori, tipo, non so, Parrillo stesso, un'altra guardia, e hanno anche Alpiev, adesso non vorrei sbagliare il nome. Però voglio dire, sicuramente possono essere pericolosi, però noi dobbiamo sicuramente avere un'impronta importante sotto questo aspetto, perché poi adesso tra un po' finirà anche il campionato, ci sarà la Coppa e perciò abbiamo bisogno di avere una durezza mentale che ci aiuti adesso per andare avanti quando inizieranno veramente le partite che contano. Non è più il momento di pensare sì, adesso tiriamo il fiato, no, perché noi dobbiamo concludere il campionato, poi inizieranno a esserci delle partite che possono condizionare anche un po' il proseguo. Sicuramente ci vuole che mettiamo sempre questa durezza mentale un pochettino di più,
su quei 20-25 minuti che ogni tanto la mettiamo ci manca. Dobbiamo aumentare sicuramente questa durezza mentale per più tempo.